Siamo a Pontremoli, siamo con Don Graziano Galeotti, che è il parroco moderatore della unità pastorale e anche vicario foraneo del territorio circostante. Approfittiamo della sua gentilezza e disponibilità perché intendiamo approfondire e guardare un po' più da vicino il progetto delle unità pastorali che il Vescovo Mario ha così caldeggiato in diocesi già da diversi mesi. In particolare per quanto riguarda la città di Pontremoli, siamo vicini al primo anno di vita di questa unità pastorale che il 22 di gennaio del 2023 aveva visto la messa di apertura con grande partecipazione di sacerdoti e dei fedeli della città. Don Graziano, una prima valutazione di questo progetto pastorale dell'unità. Sicuramente è un progetto importante, specialmente oggi, no? Considerando il momento che stiamo vivendo, dove c'è un bisogno grande di ricostruire relazioni, di camminare insieme e di costruire insieme questo, perché è un progetto sicuramente che può essere faticoso e impegnativo, ma oggi è un'esigenza che non si può rimandare. Io credo fondamentalmente una cosa, che sicuramente un cammino che forse in passato già si poteva pensare, ora ci siamo arrivati un po' per forza di cose, ma è necessario, perché oggi non ragioniamo su quello che oggi o semplicemente domani, ma il futuro della nostra realtà, perché ogni scelta oggi non può più essere dettata semplicemente da cosa farò tra una settimana, ma è il futuro di queste nostre realtà e di questa nostra di queste nostre comunità. Quindi la domanda è: ma davvero tra 5-10 anni come può essere il futuro di questa realtà? Si può semplicemente continuare per salvare quello che è rimasto qualche cosa, o è davvero importante mettersi insieme per ridare vita a queste nostre comunità, dove certamente da un lato la popolazione è sempre in diminuzione fondamentalmente, ma come possiamo fare per dare vita a tutto questo cammino e insieme davvero ridare forza anche a queste nostre comunità? Sì, venendo ad approfondire questo progetto che è nato nella città di Pontremoli un anno fa, prendiamo l'esame le tre dimensioni della pastorale: la catechesi, la liturgia e la carità. In quale modo qui a Pontremoli è stato impostato il lavoro? Abbiamo iniziato un cammino, non nascondo, molto lentamente, perché il discorso è un po' questo: non si può arrivare e imporre semplicemente delle novità, devono maturare in un cammino d'insieme. Per quello che riguarda la catechesi, c'è un'idea di fondo che ci sta accompagnando, che è quella piano piano di arrivare ad una collaborazione più stretta, sicuramente tra i catechisti e le catechiste, ma anche tra i vari gruppi di catechismo. Quindi non più semplicemente a continuare il cammino come è stato fino ad oggi, dove vedeva i due poli, uno per quello che riguarda la parrocchia del Duomo e uno per quello che riguarda la parrocchia di San Colombano. La nostra idea, piano piano, nel cammino è intanto di vedere come è possibile di raggiungere come centro anche della pastorale della unità della città di Pontremoli il seminario vescovile, quindi non più tutte le altre strutture, ma il seminario, per gli dargli anche vita da questo punto di vista. Abbiamo già iniziato con un piccolo cambiamento in questo: un gruppo già da quest'anno è stato portato là in seminario, quello della terza elementare, dove le due realtà precedenti già iniziano a collaborare insieme su questo gruppo e a fare il catechismo insieme. E per quanto riguarda invece la liturgia e la carità? Allora, per quello che riguarda la liturgia, per quello che riguarda le celebrazioni, per ora chiaramente parrocchia per parrocchia la domenica, in una prospettiva che non nascondo, dove stiamo ragionando di un rivedere anche le celebrazioni e gli orari delle messe nella città di Pontremoli. Ci sono alcuni momenti che però abbiamo già cercato di vivere insieme, ad esempio già dall'anno scorso, e quest'anno sarà di nuovo, l'inizio della Quaresima, un'unica celebrazione il mercoledì delle ceneri qui in Duomo per tutte le parrocchie della unità pastorale. Abbiamo vissuto nell'anno passato anche altri momenti insieme, come il mese di maggio,
abbiamo messo tutte insieme le parrocchie con un calendario, spostandoci di sera in sera nelle varie chiese della città come momento insieme della recita del rosario. Abbiamo fatto la scorsa Quaresima dei momenti di adorazione settimanalmente da una chiesa all'altra, convocando tutta la comunità. E piano piano, però, anche qui di riscoprire altre modalità anche nelle celebrazioni per quello che sarà possibile, ma sicuramente anche questo è importante perché abbiamo già visto che anche le persone rispetto a prima, anche per quello che riguarda la liturgia stessa, si muovono molto di più, non più soltanto legate al campanile di appartenenza, ma ormai ad una realtà che si è allargata ed è per questo che già da subito noi parroci dell'unità pastorale avevamo deciso e lo continuiamo che anche la celebrazione delle messe festive del sabato e della domenica noi ruotiamo secondo un calendario mensile da una chiesa all'altra. Quindi in Duomo non trovi semplicemente sempre Don Graziano o per dire Don Pietro in San Colombano o altri in altre chiese, ma trovi Don Graziano, Don Pietro e gli altri nelle varie chiese della città. Per quello che riguarda la carità, beh, a Pontremoli ci sono diversi gruppi che agiscono per quello che riguarda la carità. Intanto la Caritas del Duomo, che ha sede qui nel Palazzo Vescovile, dove c'è anche il centro di ascolto vicariale. Poi abbiamo la San Vincenzo e abbiamo i Cavalieri del Tau, che sono quelli che appunto si adoperano nelle necessità e nell'incontro con le famiglie, in modo particolare anche appunto con la distribuzione dei generi alimentari, mentre il centro vicariale lavora più sull'ascolto e l'incontro delle persone in senso più globale. Però c'è un discorso in cammino, in progettazione, che in seminario dovranno cominciare questi grandi lavori che riguarderanno appunto un'area del seminario stesso, dove verrà questo centro vicariale della carità, che riguarderà non solo il vicariato di Pontremoli, ma anche il vicariato di Villa Franca in Lunigiana, dove si ritroveranno appunto a collaborare insieme. Infatti stiamo già facendo degli incontri, uno l'abbiamo già fatto il mese scorso con il direttore di Caritas, il vice direttore, ora ne faremo un altro a fine mese, dove abbiamo convocato tutte le persone che desidereranno collaborare per questa iniziativa. Non sono però rivolto a questi gruppi o le associazioni di volontariato, ma riguarda tutte le persone che vorranno dare una mano per quello che riguarderà l'emporio, per quello che riguarderà il guardaroba e tutto quello che appunto competerà a questo centro della carità vicariale. Un progetto grosso, finanziato dal PNRR, che è gestito dall'ANSPI qui della città, e speriamo appunto nei prossimi mesi possa fattivamente cominciare il cantiere di lavoro. Veniamo a vedere gli attori di questa unità pastorale che si sono mossi in questi mesi. Da una parte i sacerdoti, dall'altra i laici con magari le associazioni e i movimenti che sono presenti in città. Cosa possiamo dire a questo riguardo? Ma sicuramente questo è vero, pur anche qua piano piano, a piccoli passi, ma Pontremoli sicuramente per quello che riguarda l'associazionismo è ricchissima da questo punto di vista, con diverse realtà e anche la presenza di alcuni movimenti. Certo, nel rispetto di ogni cammino, nel rispetto di ogni esperienza. Però è anche vero che il cammino ci dovrà portare non a isolare le associazioni, non a isolare i movimenti, perché non si sentano anche loro semplicemente nel loro cammino, importantissimo indubbiamente, ma che oggi più che mai non può bastare a se stesso. C'è bisogno che anche loro collaborino in un modo o nell'altro con la vita della unità pastorale. Veniamo ai sacerdoti. Che modalità di lavoro vi siete dati fin dall'inizio? Ecco, noi fin dall'inizio come modalità di lavoro, con un assunto molto preciso che cerchiamo di non rimandare mai, tra di noi c'è un incontro settimanale fisso, il lunedì mattina in seminario, dalle 9:30 fino a quando si finiscono le varie cose che dobbiamo fare. Questo è un punto irrinunciabile perché è importante che tra noi ci incontriamo, ragioniamo,
ci ascoltiamo, organizziamo, progettiamo e guardiamo insieme quello che è il cammino da fare. E questo è importante, molto molto importante in una unità pastorale, che ci sia questa condivisione tra i parroci che la compongono. Ora dico una cosa, non per polemica, ma la dico perché la devo dire intanto, è quello che penso, non posso tenerlo nascosto. Quando un anno fa, più di un anno fa ormai, si prospettava questo discorso della Costituzione dell'Unità Pastorale Città di Pontremoli come primo momento, a me faceva sorridere perché quando andavi in giro c'era il totoscommesse di quanto potesse durare la collaborazione tra i preti a Pontremoli. È passato un anno, credo che sia la risposta alle scommesse che hanno fatto, insomma. E poi chiaramente tra di noi ci incontriamo, ci telefoniamo, pranziamo pure insieme, quindi poi di fatto quando c'è qualcosa ci sentiamo, anche per telefono logicamente, per dirci le cose che sono. E questo è importante, perché anche la gente sa e deve sapere che le scelte che si fanno non le faccio io da solo, non le fanno gli altri da soli, ma quello che viene deciso è scelto insieme, punto. E da questo punto di vista, la gente, quindi i fedeli, come hanno percepito questa novità? Ma allora, sicuramente i fedeli nella maggior parte l'hanno percepita bene, lo riconoscono anche proprio di questa necessità, di questo respiro, anche proprio di questa collaborazione che è importante ed era un'esigenza. Perché a Pontremoli questo non era del tutto scontato, no? In precedenza. E invece questo ha ridato anche nelle persone una prospettiva diversa, un modo diverso di vedere le cose, e sicuramente che è possibile davvero lavorare e collaborare insieme. Perché un altro assunto è molto importante da smontare, secondo me, che il se sempre fatto così non vale a niente. Perché, a parte che non è evangelico, nella maniera più assoluta, e vorrebbe dire che non siamo neanche aperti all'azione dello Spirito Santo, insomma, nella maniera più assoluta. Dal punto di vista del parroco moderatore, ci sono delle criticità che ti senti di dire a un anno di distanza? Allora, per quello che riguarda la figura del parroco moderatore, su quella che appunto è la relazione con i preti, è una cosa, con gli altri parroci e i sacerdoti della città. Il discorso chiaramente del parroco moderatore che si ritrova in modo particolare dal punto di vista della legale rappresentanza delle parrocchie con tutto quello che compete. Però anche qua devo dire una cosa, che per quello che riguarda queste parrocchie dell'unità pastorale, c'è un grande aiuto da parte dei laici, quindi nella collaborazione per quello che riguarda appunto l'amministrazione anche delle singole parrocchie, che il parroco moderatore non si ritrova da solo a dover fare le cose, perché è importante poi in una comunità, nella corresponsabilità dei vari servizi e ministeri, anche questo, no? Che il parroco non si ritrova a dover contare i soldi, a dover scrivere quanti sono, a dover andare in banca, a dover affrontare le varie criticità anche dei rapporti con le varie strutture, con le varie ditte, eccetera. E questo è importante. Qui io sinceramente dico la verità, mi sento supportato molto dai collaboratori che lavorano in questo, quindi con i consigli per gli affari economici, per coloro che gestiscono tutta questa parte, che fondamentalmente importante, perché io finalmente ho scoperto che in banca ci devo andare solo per estreme necessità. Sì, infatti il rischio opposto è quello di fare tutto meno che il parroco, poi alla fine, che è uno caricato da talmente tante incombenze che non riesce a fare quello per cui invece è chiamato a fare. Verissimo. Provando invece ad allargare l'orizzonte, Don Graziano è anche vicario foraneo di Pontremoli. Cosa significa dover in qualche modo, non dico seguire, però quantomeno avere uno sguardo e avere una considerazione di un territorio così vasto che addirittura va oltre il passo della Cisa, perché sappiamo bene che fanno parte del vicariato anche le parrocchie di Albareto, Gotra e Buzzò, che per tanti anni sono state servite e custodite da Don Renato.
Ora, diciamo che intanto chiaramente lo sguardo si allarga, come poi effettivamente si è allargato anche il discorso dell'unità pastorale, perché pensando ora a livello del vicariato, l'unità pastorale città di Pontremoli da qualche mese non corrisponde più alla città semplicemente, ma si è allargata, perché corrisponde ormai anche a 5 parrocchie che fino a pochi mesi fa erano seguite da Don Sergio Simoncelli, quindi Minegno, Dozzano, Casacorvi, Vignola e Bassone, che fanno parte della unità pastorale città di Pontremoli. Infatti per questo, anche con l'arrivo di Don Francesco Sordi, si è incrementato il numero dei parroci della città. Poi il vicariato chiaramente ha queste altre zone, appunto, comprendono come vicariato tutto il comune di Pontremoli, quindi considerando anche tutte le altre parrocchie e frazioni del comune, dove parroco Don Andrea Forni, le parrocchie del comune di Zeri, dove parroco Don Marino Lucchesi, e ora con la morte di Don Renato Fugaccia anche le parrocchie di Albareto, Gotra e Buzzò in provincia di Parma vengono seguite direttamente da me fondamentalmente, però grazie a Dio anche pastoralmente, però aiutato per quello che riguarda la parte delle celebrazioni dai parroci di Bedonia e di Borgo Valditaro, quindi danno una mano grossa, però chiaramente poi le altre realtà le seguo io. Ecco, il vicariato, spendo una parola per questo, perché stiamo facendo un lavoro grosso per la riorganizzazione del territorio attraverso vari incontri, attraverso anche qua varie modalità, attraverso anche l'aiuto di Diatesis, che è stata incaricata dello studio, no? Del nostro territorio, per darci dei suggerimenti che poi dovranno aiutarci nell'applicazione pratica per quello che riguarderà la nostra parte del territorio. Abbiamo costituito intanto una piccola commissione formata da alcuni sacerdoti e un diacono che lavorano proprio su questa riorganizzazione, e poi viene riproposto agli altri sacerdoti del vicariato se e come possiamo portare avanti tutto questo discorso. Infatti il vicariato, noi ci ritroviamo chiaramente mensilmente nella riunione vicariale attraverso quelli che sono anche gli input che il vicario per la pastorale ci dà e che arrivano dal vescovo e dalla diocesi. Però stiamo lavorando anche sotto quel altro aspetto, perché come vicariato di Pontremoli saremo anche a buon punto da questo punto di vista. Zeri è già una realtà che cammina come unità pastorale nel suo itinerario, già strutturato in un certo modo. Per quello che riguarderà invece Pontremoli in quanto realtà di tutto il comune, stiamo ragionando, abbiamo già ragionato con questo, ai sacerdoti l'abbiamo già riportato in una riunione, che come vediamo il futuro su questa realtà, che i sacerdoti, i parroci dovranno lavorare e collaborare insieme su Pontremoli, dove dovranno avere anche dei compiti specifici per quello che riguarda le varie cose, che sia la catechesi, che sia la carità, che sia gli anziani, gli ammalati, le case di cura, gli ospedali, quel che sia, piano piano. Però poi la prospettiva è che ognuno di questi sacerdoti si possa prendere cura in modo particolare anche di una zona pastorale relativamente omogenea, come si dice ora con questo nome, cioè le varie realtà che compongono i vari territori, quello che sarà la zona pastorale della Val d'Antena, la zona pastorale della Valle del Verde, la zona pastorale della parte del Gardena, quindi la parte di qua. Quindi anche questo è importante ed è un lavoro che si fa insieme, perché appunto la prospettiva è quella di guardare non tanto oggi quanto quello che ci aspetta domani. Bene, mi pare che gli elementi che abbiamo detto sono tanti. Questa unità pastorale da quasi un anno ha iniziato le sue attività. L'obiettivo è quello appunto della diffusione del Vangelo, dell'organizzazione dei servizi, di far andare incontro sempre di più l'azione della Chiesa nei confronti delle persone, perché è un territorio comunque complesso, perché c'è sia la città ma ci sono anche i paesi. Sì. Poi
Pontremoli è anche una realtà che ha delle forti tradizioni. Basta vedere in questi giorni anche, è molto molto forte, quasi anche simpatico, no? La diatriba tra i Falò, la competizione che storicamente si porta avanti. Ma sicuramente, pur nella complessità, dobbiamo insieme dare intanto dei segnali, e questi sono importanti, veramente, che insieme dobbiamo camminare. Non è più il tempo delle divisioni, anche perché il tempo delle divisioni uccide la comunità cristiana, inevitabilmente. E poi davvero questo non ce lo possiamo più permettere. E valorizzare ancora anche quelle altre realtà alle quali piano piano si dovrà mettere mano, perché ora in tutto questo dobbiamo anche cominciare a guardare ad un discorso che riguarderà la pastorale familiare anche. Non ci abbiamo ancora messo mano del tutto, ma già stiamo guardando alle prospettive. Abbiamo già comunque in cammino per quello che riguarda anche il dopo cresima, gli adolescenti e ragazzi, alcuni momenti importanti, perché ad esempio già quello che c'era, cercando di mettere insieme, poi abbiamo anche la fortuna che uno dei coparroci dell'unità pastorale è il vice direttore, è uno dei co-direttori della pastorale giovanile. Sì. Quindi Don Jules, quindi anche questo è davvero importante. Ora lui sta lavorando sotto questo aspetto, abbiamo ripreso mano in questi ultimi mesi anche al cammino del dopocresima, delle due realtà preesistenti del Duomo e di San Colombano, per incominciare un lavoro insieme con le loro catechiste che li hanno seguiti, e come momento di formazione di ritrovarsi insieme per fare esperienza davvero nella comunità. Abbiamo già un gruppo di più grandi che ci aiuta e ci dà una mano anche per l'organizzazione dei campeggi, come aiuta animatori, che però una volta al mese si incontrano come momento di formazione, come momento insieme di condivisione. Qui parlo di ragazzi e ragazze di 17-18 anni, dove si sono vissute anche delle esperienze, anche di uscita, ad esempio. A settembre siamo stati alcuni giorni al seminario di Bedonia, ora dopo Natale siamo stati 3 giorni a Roma con loro. Quindi diverse cose che si stanno muovendo, però un lavoro di insieme, un lavoro davvero dove camminare insieme, perché questo lo ripeto, ma fino alla nausea, o si cammina insieme o non andiamo da nessuna parte, no, anzi andiamo all'opposto, non che non andiamo da nessuna parte. Bene, ti ringraziamo per la disponibilità, per il tempo, auguriamo un buon lavoro a te e anche agli altri sacerdoti dell'unità pastorale, e in qualche modo tra pochi giorni sarà la festa di San Gimignano, che è il patrono della città, quindi preghiamo per la buona riuscita di questo progetto sotto la protezione del patrono. Grazie. Grazie a voi.